A te Francesco. Sì, Auro, a proposito di Marzio Bruseghin, stava conducendo in testa ad un terzetto con Vagliavers, con Scarponi. Questa discesa invece ha sbagliato l'impostazione di una curva proprio a 9 km dal traguardo, al cartello dei 9 km dal traguardo, è finito fuori strada. C'era per sua fortuna uno slargo in quella curva, è finito sullo sterrato, è stato costretto a mettere i piedi a terra, però non è caduto e adesso sta cercando di recuperare su Scarponi e Vagliavez, che a sua volta adesso anche Vagliavez ha sbagliato l'impostazione di una curva, sempre una curva a destra. Voi. E qui siamo alle spalle di Gilberto Simoni, torniamo su Franco Pellizzotti, corridore nato nel 1978, arrivò secondo in un Giro d'Italia dilettanti. Quest'anno il suo grande obiettivo è il podio nel Giro d'Italia che conta. Lo scorso anno ha fallito il podio per soli 2 secondi, quarto, terzo si è classificato Marzio Bruseghin. La difficoltà di queste curve, perché la velocità è per forza elevata e queste curve, come vedete, sono cieche, bisogna conoscere questa discesa. Quasi tutti non sono venuti a vedere quest'ultimo tratto di questa tappa ed è per questo che... Giovanni sarebbe molto importante, perché Simoni troverebbe un aiuto in un compagno di squadra e Bruseghin potrebbe dare una grande mano a Roger per poter rientrare. Sono quelle alleanze che vengono fatte strada facendo, ognuno per il proprio interesse, ma che alla fine possono risultare utili. E abbiamo visto Danilo Di Luca arrivare a pochi metri da Pellizzotti, quindi tra pochissimo il corridore della Liquigas Noimo dovrebbe essere raggiunto. Di Luca era arrivato proprio, eccolo qui, è a 10 metri da Franco Pellizzotti, poi c'è Arroyo, mi sembra ci sia anche Sastre. Siamo ormai al termine di questa discesa, eccolo lì, Menchov, Sastre, Menchov, Arroyo, Leipheimer dov'è? Eccolo lì Leipheimer, poi c'è Soler e Basso e Garzelli a chiudere questo drappello. Che bella tappa questa, Silvio. Assolutamente, si è incendiata veramente in questa fase finale, abbiamo assistito veramente per tutta la giornata dei grandi momenti di bellissimo agonismo e non è ancora terminata assolutamente, perché la situazione è in continua evoluzione. C'è ancora uno strappo prima del traguardo di Pinerolo, i corridori lo troveranno a 4 km dalla conclusione, 600 metri alla 10-12%. E lì potrebbe tentare Solero, potrebbe tentare addirittura Danilo Di Luca, che mi sembra abbia un buon colpo di pedale. Nostra seconda moto ripresa e vedete Di Luca con Pellizzotti che potrebbero aver guadagnato qualcosa. La maglia rosa e Franco Pellizzotti arrivano. Il gruppo lì vicino. Vedete quel che resta del gruppo. Arriva Sastre, arriva Menchov, arriva Arroyo della Caisse d'Epargne. Poco più indietro Ivan Basso. Vedete, in questo momento ha raggiunto Pellizzotti. Adesso potrebbe anche rientrare il gruppo di Ivan Basso. Vediamo adesso il ritardo di Ivan Basso, potrebbe essere intorno ai 15 secondi con Leipheimer. 5 km al traguardo, qui siamo su Lance Armstrong. Una decina di secondi. Il ritardo del gruppetto inquadrato in questo momento. Vedete, dà il cambio Basso a
Levi Leipheimer, e qui siamo sul gruppetto con Gilberto Simoni, con Lance Armstrong, con Rogers e con Joachim Rodriguez. Quindi un gruppo spezzettato in più tronconi. Questa che vedete è la testa della corsa. Maglia rosa di Luca, maglia verde per Pellizzotti, maglia nera e rossa per Arroyo, poi c'è Mencio con la maglia arancione e a chiudere Carlos Sastre Candil. 12 secondi il ritardo del gruppetto. Ivan.